Io mi chiamo Maurizio Betti, sono responsabile dal 2008 del telefono amico gay e lesbico del Cassero. Siamo un servizio di supporto, di ascolto per persone sole in realtà, quindi persone che fanno fatica a interagire con gli altri. Abbiamo dei contatti di persona, abbiamo dei brevi cicli di incontri gratuiti con psicologi, psicoterapeuti e counselor. È un servizio che forniamo gratuitamente e con piacere, è proprio il nostro senso, il nostro aiuto alla comunità. Io sono il testimonial del telefono amico gay e lesbico, associazione del Cassero di Bologna di quest'anno 2019. Sono Alessandro Casini, in arte Alo, e sono un artista cantante. Io credo che la musica sia capace di veicolare messaggi che la retorica non riesce a fare. Con Uomini che amano le donne io non mi aspettavo mai un ritorno del genere, ma il giorno in cui l'ho pubblicata ho cominciato a ricevere moltissimi messaggi di ragazzi che magari avevano delle difficoltà a parlare di una tematica come l'omosessualità in famiglia, e dopo che hanno visto me a X Factor che dicevo quelle cose e cantavo quel ritornello, era come se avessi sbloccato una situazione già presente, però in maniera molto ironica. Porto un pezzo inedito, si chiama Uomini che amano le donne. Siamo nati nudi, senza le vergogne, senza costrizioni, ma quando si cresce. Siamo rimasti molto colpiti dall'esibizione che ha fatto Alessandro durante X Factor e anche dell'intervista che ha rilasciato, perché è stata un'intervista molto coraggiosa, un coming out non forzato ma molto spontaneo, e questo ci ha permesso di capire che poteva essere la persona giusta per noi. La campagna si svilupperà principalmente sui social, con il manifesto che abbiamo creato appositamente valutandolo con lui. All'interno di questa canzone c'era questa frase che abbiamo utilizzato come claim: l'amore è una chiave che apre le porte, e ci è sembrato molto interessante come messaggio da poter indirizzare verso i nostri utenti. Si colgono le vaglie, sono uomini che amano le donne, odiano gli uomini che amano gli uomini, ma parlo con gli uomini che si sentono donne, ingannano le donne. Io ho cominciato il mio percorso nelle scuole, diciamo, da quello che va a parlare di determinate esperienze personali grazie a Francesca Giambelcane. È un po' un ritorno al passato per me, nel senso che il posto dove io anche ho subito la maggior parte delle delusioni è anche il posto dove ora sono tornato per dire ai ragazzi: guardate che se vi state sentendo come mi sentivo io, le cose cambiano. Voi non dovete per forza omologarvi, se avete qualcosa di speciale che vi contraddistingue, coltivate quello, coltivate i vostri sogni. L'abbiamo vissuto probabilmente anche sulla nostra pelle, il bisogno solo di, quando ti trovi in difficoltà, di poter parlare con qualcuno, di poter essere ascoltato, solo questo, un conforto già, perché qualcuno ti dà la conferma che esisti e che comunque in qualche modo vai bene per come sei. Invitiamo tutti i giovani e anche tutti gli altri utenti di qualsiasi età a poterci contattare direttamente per poter ricevere supporto dal nostro servizio telefonicamente.